Ehi, 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 buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati con i miei PES pronostici di PES 2019. Oggi andiamo in Svizzera perché andiamo a sfidare gli Young Boys, che tra l'altro sono ragazzi giovani, noi siamo la gioventù, quindi diciamo che c'è qualche legame, ma non vuol dire niente. Detto questo, avete già le formazioni, le vedete già, e anche le divise, prima per lo Young Boys e la nostra seconda, che è quella che invece è meno, anche se sul gioco fosse quasi meglio della realtà. Contrasto dovrebbe starci. Direi che è la partita decisiva per noi perché possiamo consolidare il primo posto nel girone, importantissimo per non beccare le difficili agli ottavi di finale e poi prendere l'inculata come succede spesso. Quindi ragazzi, massima serietà, anche se ho fatto un bel po' di turnover perché potrebbe esserci qualche cambio rispetto alla partita contro l'Inter. Direi iniziale 3-2-1. Vai! Eccoci qua allo stadio dello Young Boys, che non esiste, è il Burger Stadium, cos'è, una specie di hamburger, non lo so, sono quelli di PES, PES gli stadi sono... Quanti figli ho qua intanto? Eccoci qua. Bonucci capitano perché Chiellini l'hanno messo in panca, come vedete, ecco qua, le squadre che si apprestano ad entrare in campo. Ovviamente i nostri arbitri sono sempre cinesi, come è successo contro l'Inter, non chiedetemi perché, non so neanche, non credo che si possa neanche impostare diversamente, quindi è cinese, punto, e basta. Ovviamente in Svizzera ci sono gli sponsor in spagnolo, ma questo è un discorso a parte. Ecco la formazione, sono un po' raffreddato ragazzi, quindi quello che è. C'è anche sulle mani. E questa è la formazione degli Young Boys, con un 4-4-2. Che bello raffreddore. E un 4-3-2, avete visto? Guardate, Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa, oltre Benanti a titolari. E quelli sono i nostri panchinari e farò del turnover dopo. Beh, una bella atmosfera, ovviamente pallone della finale di Madrid del 2018 e possiamo iniziare. Ronaldo prima punta chiaramente con Douglas e Bernardeschi a supporto per ovvi motivi tattici. La palla ce l'ha gli Young Boys, ho ancora la difficoltà medio perché sono uno scarsone e l'ultima partita l'ho vinta sempre prendendo gol. Quindi magari dalle prossime cambio, ma intanto teniamo così, attenzione. Pjanic verticalizza. Fake. Cos'è? Fallo. Ma stiamo scherzando. Ma sarà fallo mio o no? Sì, sì, gli ho portato via la gamba, ma... Vabbè, fallo per a favore del Young Boys. Un anticipo di Cancelo, credo. O quello che è, insomma. Berna. Benta. Grande Benta. Benta gioca anche perché è squalificato nella partita del prossimo weekend, quindi... Può toccare. Cuadrado. Benta. Douglas, mamma, di destro, si cerca la girata. Peccato. Ma vi dirò che le divise così non è che mi dispiacciono, le preferisco sul gioco che sulla realtà, ma comunque. Bella girata fuori di mezzo metro, non di più. Speriamo di fare un bel su, perché ci sta tutto come sempre. Lancio lungo del portiere, Bonucci cerca l'anticipo, lo trova Pjanic. Berna. Lui. Matuidi. L'apre per Douglas. Cancelo. Ronaldo. Cosa fa Ronaldo? Si la perde però. Grande Benatia. Che grandissimo. Ronaldo. Pjanic. Ronaldo la perde perché è chiuso su due. Non c'è fallo là. Un gran cacchio. Benatia. Douglas. Douglas in gira in velocità. Appoggia su Matuidi che è sulla sinistra. Cerca di andare verso il fondo. Rossi in mezzo di Matuidi. C'è Ronaldo. Il difensore prima di Ronaldo. Benatia che cerca di fare buona guardia, non ce la fa. Cancelo non ce la fa. Non ce la fa nessuno qua, Fred. Grande Bonucci che non la perde. Grandissimo Bonucci per Cancelo sulla sinistra. Cancelo avanza, palla al piede. Si allunga, attenzione. Cancelo rincorso da Assalé. Contro il movimento di Cancelo che cerca l'uno contro uno. Cross in mezzo per Ronaldo. Parato dal portiere. Bella l'azione più pericolosa della partita da parte della Juventus con Cancelo. Guardate che sgroppata. Che finte. Guarda adesso che punta l'uomo poi. Lo supera, poi va. E poi Ronaldo di testa molto bene, si è andato sul palo, secondo me. Sì, no,
No, no, niente. Dalla bandierina piange. Parte ora. Rispinta la difesa, ma c'è Juan Cuadrado che la appoggia a Benta. Che l'appoggia a Berna, Benta. Ronaldo, si gira Ronaldo. Sì! Sì! Sempre solo lui, Cristiano Ronaldo. Bella giocata qua. Vediamo di chi diventa ancora, che l'appoggia. Ronaldo si gira poi in un fazzoletto di terra, Ronaldo col sinistro che neanche il suo piede, si gira e senza perdere l'equilibrio troppo riesce a buttare in rete. Che giocatore, ma bravissimo qua, Bentancur che trova il taglio. Difensore va banale, bellissimo il gol, bellissimo. Cristiano, sempre lui. Sì! Riparte Young Boys, sul punteggio di 1-0 per gli ospiti che siamo noi. Grande Canze, Canze anticipa e corre, è un po' doppatino oggi. Douglas, appoggia ancora Cancelo che va verso il fondo, la cross in mezzo per Bernardeschi che non ci arriva, bravo difensore. Può partire il contropiede della Young Boys, passaggio. E magari ti prendi anche il giocatore. Grazie. Ma i tagli! Szczęsny anticipa bene. Szczęsny fa partire contro bene con le mani, con Cancelo che l'appoggia a Ronaldo, che l'appoggia subito a Matuidi sulla centro-sinistra. Matuidi l'appoggia a Douglas, siamo ancora a fare Douglas. Mamma mia, Douglas puntava quello. Devo stare un tiro. Questa fa parte, è tutta il bello della diretta. Tossante, ah, che cazzo, ma questo è spettacolare, questo pezzo qua andrà. Tua madre, questa è storia. Il Marchese starnutisce due volte consecutivamente. Mi sta arrivando anche un terzo, ma devo concentrarmi bene. Attenzione, no. Bravo Szczęsny, molto reattivo oggi. È raffreddore, ragazzi. Benatia dice bene senza far fallo, però sbaglia il passaggio. Non sbaglia questa volta per l'amico Pjanic. Matuidi, Bentancur, Ronaldo, Pjanic, chi cazzo c'è? Rimessa laterale per la Juventus. Cuadrado, Berna, Benta, cross in mezzo per Douglas, troppo basso. Cancelo dietro per Matuidi. Cancelo ancora. Sì, ce l'ha posto sul destro, se la mette sul destro, tira, ma niente. Ecco al fine primo tempo, punteggio 1-0 con la Juventus dominante, nonostante due, insomma, cosine del Young Boys. Ora andiamo agli spogliatoi, io farò i cambi perché come sempre non voglio bloccare durante, farò un paio di cambi, ecco, e vediamo chi fa entrare. Ci vediamo fra pochissimi secondi. Eccoci qua, sentite il substitution. Ho fatto un po' di casotto, ho messo mediano Emre Can con Bernardeschi in mezzo alla sinistra al posto di Matuidi che è uscito, entra Mandzukic. Metto destro questo, Douglas Costa, e faccio entrare Spinazzola che fa il suo esordio al posto di Cancelo che riposa. Vediamo, e Ronaldo esterno sinistro, un po' di pastrocci ma proviamo, non mi cambia nulla, infatti mi cambia un po'. Beh, intanto è espulso la giornata dopo, quindi può giocarsela tutta. Tre cambi ho fatto, quindi alla fine la faccia del risparmiare qualcuno. Per poco stiamo per fare gol. Bene che non l'hanno fatto. Qua, ragazzi, al primo posto bisogna conquistarlo. E 1-0 così è un po' stretto. Guardiamo. È pericoloso, è fuori quasi un metro, tanto di più. No, un passaggio sceno. Che cazzo di aveva fatto. Emre Can sbaglia. Bravo Bonucci. Benta, Douglas. Bene, Mandzukic per Ronaldo, sulla sinistra Ronaldo. Ronaldo, sì!
doppietta di Cristiano Ronaldo, ancora in gol, tutti i gameplay che ho fatto finora, Cristiano Ronaldo ha fatto gol, sempre, ma manzo che qua cosa ha trovato ragazzi, per Ronaldo va da solo, ne frega una sega di destra, sinistra, di un sito, pam, proprio sull'angolino opposto della rete, ma che spettacolo di giocatore. Qua manzo che si è fatto una cosa grandiosa, il gol è più di quasi di, è metà di manzo che c'è metà di Ronaldo, che coordinazione, che coordinazione ragazzi, sì. Mai siete abituati a questa esultanza? Spinazzola, primo pallone per lui, Werner, Ronaldo, Manzo, ancora Ronaldo sulla sinistra, bello, 1-2, si intende una meraviglia, 2-3, bravo su della scossa, difensore, volevo fare una roba, non è una mala idea, non importa, rimessa laterale, andrà qui Benta, Benta, Douglas, Emre Can, Douglas, e direzione, calcio d'angolo per la Juventus, Emre Can sulla bandierina, prossime, sì, fate saltare Douglas, costa 4 metri 2. Oh, bravo Ronaldo, però non la prende del tutto. Per la rischia anticipa, Mandzukic, si gira. Mandzukic appoggia Bentancur, che cambia sulla destra per Cuadrado. Eh sì, magari un passato migliore. Fuori per la Juventus, poteva far meglio il difensore qua, ma la pressione di Douglas Costa non si sentiva. Douglas. Benta. Un po' lungo, ma Douglas la prende lo stesso. Douglas. Finta. Cross in mezzo per Ronaldo, non ci arriva. Emre Can. Berna. Spinazzola. Punta l'uomo. Tacco per Bernardeschi. Appoggia Bentancur. Bernardeschi si gira, il tiro sulla difesa. Bentancur recupera la palla per un attimo, la perde. Attenzione agli Young Boys, che può partire in contropiede con questo qua. Sullivan, Sullivan. Tinti l'uomo. Lunga. Perfetto. Finisce fuori, out, rimessa dal fondo per la Juventus. Cambio per Young Boys, entra Lotomba, esce Benito. Ogni volta che faccio questa cosa qua, guardate, rischio, e infatti mi incula. Taci va al scarpero sto qua. Ovviamente faccio sempre questi passaggi rischiosi. Chesney sbaglia e Emre Can dorme. Rischiavo il 2-1 perché se non prendo un gol io sono contento, ma per fortuna ha i piedi di piombo. Tiriamo la lunga, bravo. Bravo, bravo. Palla dello Young Boys. Attenzione, esce Scher. Che culo qua. Traversa, palo proprio. Bentancur dribbling, uno contro tutti. Bentancur la appoggia a Ronaldo, che fa una finta Ronaldo. Attenzione, Ronaldo per Bentancur. Bentancur tira il tiro a rete. Rodrigo, l'ultima parola agli uruguaggi. Comunque due gol in pochi gameplay, Esultanza con i compagni, contento per Spinazzola che è tornato in campo. E riguarda un'azione qua, Bentancur se la fa da solo l'azione. Poi alla fine se la appoggia Ronaldo, fa l'inserimento perfetto. Ronaldo lo trova perfettamente, così fa due gol e un assist e il tiro perfetto. Cioè, che spettacolo. La garraccia rua. Ricomincia il Game Boy sul buon 3-0, come l'andata? Direi che la prossima volta possiamo perlomeno per queste squadre aumentare la difficoltà e rendere tutto più interessante, però più stressante per me che ci gioco chiaramente. Bentancur benissimo per Douglas Costa sulla sinistra, Douglas Costa punta il difensore, Douglas Costa la via, Douglas Costa tira il giro, attenzione Douglas Costa! Che giocatore! Di poco, Douglas Costa si crea un'azione bellissima con Bentancur che gliela appoggia come sempre, Bentancur principe di queste azioni, guardate qua che dribbling che poi cerca il tiro a giro che va fuori di 20 centimetri ragazzi.
Passati riusciti 14 su 14 per Rodrigo Bentancur. Che giocatore. Emre Can, Bentancur, che ne fa 15 su 15. Mandzukic, Benta. Perde palla senza fallo, ma Mandzukic la riprende. Superbo Mario Mandzukic. Douglas Costa, Mario Mandzukic. Emre Can la perde, la riprende, fa un po' di tutto. Fischiate. Manca poco, adesso è contropiede, l'ultimo contropiede per Young Boys. Benatia. Benatia, si gira. Fine partita. La Juventus è prima nel girone, almeno per quanto riguarda PES, ma chiaramente ho dei dubbi sul fatto che possa avere vita facile, almeno nella partita reale. Questo video qua l'ho caricato oggi, che è martedì, però chiaramente la partita è domani sera. Ecco qui i dati. Dominio assoluto, anche se comunque Young Boys tutti li ha fatti, un po' così a caso me li ha fatti. Spero che vada così, questo sarebbe il risultato migliore. E anche per il tabellino, i due gol di Ronaldo mi piacerebbero molto. E vediamo come va. Semplicemente questo, vi do appuntamento al prossimo video con Marchese Bianconero, potenzialmente al post partita di Young Boys Juventus. Buona partita per domani, buona continuazione nel mio canale. Ciao!